Sono tanti anni che ricopro questo ruolo, credo che sia giusto, corretto lasciare spazio alle altre persone che contribuiscono tutti i giorni a fare il lavoro dell'associazione. Dopo 35 anni Mario Checcaglini termina la sua lunga esperienza da direttore di Confesercenti Arezzo. Che anni sono stati? Come ha visto l'economia aretina? Io l'ho vista negli anni d'oro, negli anni in cui splendeva, in cui cresceva a due cifre, con il settore orafo che tirava e occupava la gran parte delle persone. Poi ho visto periodi difficili, naturalmente, la crisi del 2009, la crisi del 2011. Ho visto politiche che la rilanciassero tramite lo sviluppo turistico, che purtroppo si è bloccato. Quindi voglio pensare che il peggio l'abbiamo alle spalle, voglio pensare che da questo mese io confidavo che già l'avessimo superata la pandemia. Ancora così non è, ma credo che si spera che siano gli ultimi sgoccioli di un periodo e che si possa riaprire già, se non da questo mese, dai primi di maggio. Comunque questo anno duro che abbiamo vissuto ha temprato anche gli animi delle persone. In occasione della prossima assemblea elettiva, alla fine di questo mese, lascerà infatti l'incarico rassegnando le dimissioni e concludendo un percorso professionale oltre lungo tre decenni. Cosa ci sarà invece nel suo di futuro? Io spero letture, amo la bicicletta, voglio andare in bicicletta, non credo che mi dedicherò all'orto, ma quindi farò le cose che mi piace fare, che ho trascurato per tanti anni, quindi ecco, per adesso mi basta questo.